E allora ci siamo, saranno i calci di rigore a decidere chi vincerà questa finale tra Vigor per Conti e Tor di Quinto. Primo calcio di rigore battuto dalla Vigor per Conti. Deve essere Bellardini quello che se ne incaricherà. Vediamo il fischio del direttore di gara. Parte Bellardini, parato! Neri para su Bellardini che sbaglia il primo calcio di rigore. Qui Bellardini ha calciato di potenza, non ha angolato bene il tiro. Neri ha indovinato l'angolo e ha parato. Vedremo adesso come risponderà il Tor di Quinto. Chi si incaricherà della prima battuta? Sentiamo il fischio del direttore di gara. Va alla battuta, gol del Tor di Quinto con Desideri, 1-0 in favore della formazione di Via del Baiardo. Questa volta Desideri è stato più bravo rispetto a Bellardini, ha indovinato l'angolo, ha spiazzato il portiere e adesso il Tor di Quinto è in vantaggio. Barbarisi sarà quello che dovrà incaricarsi di un rigore molto 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 pesante. Ho già il pallone sul dischetto. Va Barbarisi, alto! Errore clamoroso da Barbarisi, hanno sbagliato i giocatori che non ti aspetti, ma quello che vedo nelle facce dei giocatori della Vigor per Conti al primo rigore sbagliato è come se avessero già perso, mentre i rigori sono ancora tanti. Adesso Barbarisi è ancora lì sul dischetto, ha sbagliato il secondo rigore per il Tor di Quinto, è una chance ghiotta adesso da sfruttare per andare sul 2-0 e forse mettere un'ipoteca sul titolo regionale. Sarà Paniconi ad incaricarsi del calcio di rigore, secondo per il Tor di Quinto. Battuta breve, gol 2-0 per il Tor di Quinto. Esecuzione magistrale e perfetta, un passo, tiro, il portiere non ha avuto neanche tempo di capire dove fosse andato il pallone e ha dovuto raccogliere la sfera già in fondo al sacco. Adesso due rigori, due volte messe a segno per il Tor di Quinto. Se sbaglia anche adesso la Vigor, il titolo si indirizza tutto dalle parti del Tor di Quinto. Fratini sarà a battere il terzo calcio di rigore, poi chiaramente andremo anche dal nostro Simone Lorusso. I tempi sono ristretti per questi calci di rigore. Mette il pallone sul dischetto Fratini. Neri lo guarda. Parte il numero 7 in maglia braoglana. La conclusione, gol 2-1. E questa volta è stato perfetto il numero 7 Fratini, che ha guardato il portiere fino alla fine, poi ha deciso un angolo e l'ha spiazzato. Migliore realizzazione fin qui degli uomini in blaugrana. Tor di Quinto al terzo calcio di rigore. Morgante guarda arrivare il proprio avversario momentaneo, è il numero 16 Libertini ad incaricarsi della battuta, sempre con il destro. Libertini contro Morgante, sia il direttore di gara, va Libertini, gol 3-1. Ancora una realizzazione perfetta, Libertini cammina come abbiamo visto fare in Serie A a Perotti, ha guardato il portiere fino alla fine, ha allargato il piattone e ha messo in rete. Adesso se la Vigor sbaglia vince il Tor di Quinto. Taormina non può sbagliare quello che è il calcio di rigore primo decisivo. Ancora Taormina, vediamo il fischio. Alla battuta, parato il Tor di Quinto, è campione regionale Juniores Elite per la stagione 2016-17. Dopo 7 anni il Tor di Quinto torna sul tetto della regione Lazio Juniores, 12° titolo per la formazione di Via del Baiardo. Adesso è il momento della consegna al Tor di Quinto. Oh.
Presidente, dai che ci abbiamo avuto pazienza, basta, dai, giochiamo. Ancora abbiamo